italiano, il contratto dei metalmeccanici è ancora in una fase di rinnovo, che punto è la piattaforma e quali sono i punti più critici di questa trattativa? Siamo in una situazione di forte difficoltà. Noi nell'ultimo incontro, quello che abbiamo avuto il 10 di ottobre, dove Federmeccanica ha iniziato a darci delle risposte, abbiamo esordito dicendo che se non cambia nel prossimo incontro, noi siamo in una situazione di andare dritti dritti verso la rottura e quindi mettere in campo iniziative per far pressione e quindi per chiedere ai prenditori metalmeccanici di cambiare la loro posizione. Perché sui temi del salario di fatto non hanno nemmeno scritto una cifra economica e quindi siamo lontanissimi rispetto alla nostra richiesta di 280 euro di aumento mensile. Ci sono molte distanze anche rispetto a altri elementi che per noi erano qualificanti dal contratto e sono qualificanti, che sono come ad esempio l'estensione e la copertura economica della contrattazione aziendale per le aziende dove non si fa la contrattazione aziendale. Abbiamo richieste anche per quanto riguarda il welfare, la previdenza, su tanti fronti dove di fatto l'operazione che Federmeccanica ha fatto è stata quella di prendere i titoli delle nostre rivendicazioni, decidere di non rispondere alle nostre richieste presentandoci delle loro proposte, che sono proposte che però hanno distanze enormi rispetto alle nostre rivendicazioni. Quindi siamo in una situazione certamente di difficoltà. Noi abbiamo invitato le imprese metalmeccaniche a fare uno sforzo in più e guardare avanti, perché questo è un settore che certamente non ha bisogno di più conflittualità, ma ha bisogno di trovare intese che diano valorizzazione al contributo del lavoro dei metalmeccanici. Nel vostro settore rientrano anche le aziende dell'automotive per le quali sembra non esserci pace, la crisi Volkswagen in Germania, la transizione energetica. In Italia il governo ha deciso di tagliare i fondi per queste aziende. Come stanno vivendo questo periodo? Sì, è una situazione di forte transizione nel settore dell'auto che rappresenta certamente il motore industriale del nostro paese, ma anche dell'Europa. Noi da tempo che lo denunciamo come sindacati, dentro la transizione, la trasformazione verso le motorizzazioni elettriche, la digitalizzazione, la guida autonoma, bisogna fare degli interventi di politica industriale, quindi servono investimenti. Noi diciamo che servono anche a livello europeo perché la partita è una partita enorme che riguarda tutte le case automobilistiche, non riguarda solo Stellantis, tant'è vero che le notizie su Volkswagen e su Audi rispetto alla chiusura di stabilimenti evidenzia che non è solo un problema italiano, è un problema che riguarda tutta Europa. È chiaro che se da parte del governo le iniziative partono nel ridurre i pochi fondi che avevamo già a disposizione, quindi riducono di circa 4 miliardi e mezzo le dotazioni che avevamo a disposizione dal fondo dell'automotive, mentre noi rivendicavamo un potenziamento, è chiaro che le difficoltà aumentano. Mentre questo è un settore che bisogna chiamare a responsabilità Stellantis, chiamare a responsabilità al governo, chiedere che le case della componentistica, quindi anche molte case bergamasche, perché non dimentichiamoci che la Lombardia comunque ha 40.000 occupati che sono rivolti nel settore dell'auto, pur non avendo nessuna fabbrica di assemblaggio di autovetture. Quindi è importante perché ci sono realtà che lavorano in questo settore, che lavorano anche per le case automobilistiche tedesche. Quindi intervenire su questo settore significa dare una risposta compiuta dal nostro punto di vista.